Te lo giuro, è storia chiusa. Ne sei proprio sicuro, Giorgio? Stavolta guarda che non sarei io a soffrire, soffriresti tu. In che senso? Ti spezzo le gambe, semplice. Messaggio ricevuto. Tu piuttosto, quanti schiaffi mi hai dato fino ad ora, Non me lo ricordo. Non te lo ricordi, te lo faccio ricordare io. Regia, puoi mandare il filmato, per favore? E ti lamenti, poteva andarti peggio. Pure. Avresti potuto perdermi completamente. E sei sicura? Proprio sicura? Giorgio, non mettermi alla prova. No, non ci tengo affatto. Piuttosto, questa sera a cena, sì, ma dove? A te la scelta. Va bene, va bene. Ah, a proposito, Giorgio, dammi retta. Falla quella telefonata, Valeria. Ho già fatto tutto, ho risolto ogni cosa, tranquillo. Falla, Giorgio, ascolta, dammi retta, falla, è meglio. Camminerai meglio. Madre Pè, ma si annuncio a scrivere tutte queste strofezze stamattina. Io come a Pè, perché? E non vedi che stiamo preparando l'albero? E parla pure. Non fatica e parla. Madre Perla, io lo vedrei solo luci e palle. Come stiamo a palle? Abbastanza girate, grazie. Che è successo? E tu fai sempre di testa tua? E ti stavo dando un consiglio. Io voglio un albero ricco, grande, bello, che deve essere la gioia dei bambini, capisci? Madre Perla, fai come vuoi. A me sembra proprio una pacchianata questo albero. Anche tu non capisci assai, ne hai gusti tu. Si vede dal marito che ti sei preso. Vabbè, questo è vero, ho sbagliato, non si può sbagliare nella vita. Senti, le pecorelle sono state ritrovate. No, tutte smarrite. E come facciamo? Che mettiamo mo sotto la grotta? Mia nipote ha delle tigri, dei rinoceronti, degli elefanti, dei dinosauri. Senti, stiamo parlando di presepe, non di zoo safari. Allontanati per favore, che me la vedo io a farlo qua. Forse è meglio, ma do l'ansia, sì. Mi viene. Ci è mia suocera due, che è smoo! Cafonio? Mamma pescante! Senti, le pecorelle l'anno scorso dove le abbiamo messe? Non vuoi rimanere a me, madre Pè. Io non so se sono cristiano, se al più un passato tu si mise le pecorelle. Hai ragione, io chiedo a lui, figuriamoci. Scusa tanto, Dorm, dorm, modo! No. Inoltre, un carro armato de cabriolet scoperto do. Ma si ricristiano, ma c'è che mi vede vicino o corso vicino al piccino, ma dice, che mi piccia fuori la magrana non sa cantà. Ma perché? Io dico io, perché? Ghea, mi sei zitto che sto a scrivere? Sì, sei zitto. Ma dico io, aveva detto che voleva sposarmi, ma avevo preso anche le bomboniere. E poi all'improvviso è finito tutto. Madonna, io non ho parole, guarda. Neanche io ho le parole, c'ho un solo gesto. Nah! Tu dici? Tu dici. Madonna, tu dici che c'è un altro. Tu hai scommesso che stava a sposare che cot? Un good knife? Perché? Perché? Nadavo perché? Lo sai. Io ti avevo avvisato che ti metti le corna e ti voglio. Tu non mi sei creduta a me. Mo sei zitto che sto scrivendo, per favore. A chi stai scrivendo? Io, a Babbo Natale. A Babbo Natale? Ma perché tu credi a Babbo Natale? Secondo te, a credere a te, io. Per forza che ci chiedo a Babbo Natale. Anzi, quest'anno devo chiedere una cosa. Voglio fare una prova. Voglio domandare, ci so chi longo, le corna del Ren o le corna di Marcello Unghea? Sì, sfotti, ma perché fai così? Io già sto soffrendo, sto male. Marce, sin da me, Marce, io dovevo dire a te che doveva mettere le corna, io ti avevo avvisato. Men. Marce, ricordati una cosa, più grosso le men, più grosso le corna. Sì. Ah, va. Tu non hai voluto sentire un fratello grande e motinati il mo. Va. Ancora dici, ecco. Sì, c'ho da dire, perché do fastidio a qualcuno? A me. A chi deve dare fastidio? Madonna, a me. Una cosa pazza. Tu la dici grazie, guarda, sei fassato. E dici cosa ha fassato, Gliel'ho detto. Gliel'hai detto, hai fatto bene, tu devi ringraziare che Monica te l'ha assata. Altrimenti quella, sai che faceva?
quella se ti sposava tu sapevi come attaccare la panna. Come arrivava la cristiana a casa doveva dire, scusate, il cappotto dove li dobbiamo appendere qui? Allora io doveva dire, prego, appendeteli sopra le corna di mio marito. Ehi, Marcè, Gea, ehi! E se te lo dice Panzetta, che modestamente c'è un'esperienza... atavica. È vero? Sai quante corna tengo io? Quante ne ho tenute? Anni. Beh, tu non ti lamentare, che ancora mo sta camminza. Mamma mia, che macello. Eccolo qua. Il mio ragioniere di fiducia. Ciao, dottore. Ragioniello russo, dottori Cloni. Piacere, Cloni. Dottor Clone, buongiorno. Allora, ragionier, come sì. Siamo messi qua con i conti? Come stiamo? Ma se siamo fortunati ce la caviamo con un paio di euro. Un paio di euro? Ho capito bene? Certo, come hai no. Visto? Noi compriamo un biglietto dalla lotteria e con la vincita dei 6 milioni di euro ci copriamo i debiti. Va bene, sempre voglio di scherzare, mi avevo fatto illudere. Io invece direi di non farci illusioni perché la vedo dura, molto dura. È molto dura, ha ragione, è molto dura. Sarà dura qua la chiusura del bilancio, eh? Vabbè, è inutile che mi guardate male, non è colpa mia, a me mi piace spendere e espandere. Proprio di carattere, sono un tipo espandivo, ecco. Che dirle, ragioniere, a questo punto non mi resta che augurarle buona fortuna. Ne avrò bisogno, grazie, grazie. Ragioniere? Sì. Per la fine dell'anno non possiamo comprare più niente? Niente, assolutamente niente. Anzi, io ci andrei cauto anche con la macchietta del caffè, eh? Ah, sì? Eh sì. Manco il caffè. Vabbè, ho capito tutto. Dottor Nicolò, non ti preoccupare, il caffè te lo offro io che te lo offro. Ah, sì, con quali soldi? No, ma con la chiavetta, abbiamo la chiavetta. Quella è dell'azienda, direttore. Ah, la chiavetta dell'azienda, hai ragione. Mamma mia. Meglio un bicchiere d'acqua, dai. No, in acqua no, è tristezza, dottor. L'acqua no. Vabbè, ragionier, fatti buono. Arrivederci. Ah, direttore, io andrei cauto anche con l'acqua, sai? Sì. Ho mai sentito parlare di eccedenza, quindi costi aggiuntivi, eccetera, eccetera. Facciamo un bicchiere in due? E va bene, un bicchiere in due. Lasciamo, dai. Ne vediamo. Arrivederci, ragionier. Dottore. L'acqua, che tristezza. Mamma mia, che macello. Sì, pronto? Sì, sono io, il dottor Clone. Dica. Introva. Eh? Che c'è? Che stai facendo? No, niente. Ho ricevuto una telefonata per lei. Ah, sì? E chi era? Sì, così. E chi? Chi poteva essere? Dottor, una ragazza. Precisamente Valeria. Valeria? Che ti ha detto Valeria? Lasciamo perdere. No, Introna, mi devi dire che ti ha detto invece. Lasciamo perdere, senti a me. Introna, io insisto, cosa ti ha detto? Allora, la frase più affettuosa che ha detto è stata Magarmur. Che faccio, continuo? No, che poi no, non ho capito neanche granché, perché poi ho bippato e neanche... Pure, vabbè, dai. Non vi siete lasciati in buoni rapporti, vero? No, purtroppo no. Vabbè, comunque, grazie Introna, eh. Dovere. Io vado. Vai. Pubblicità. È finita la pubblicità. È l'ultima cosa che ti chiedo, quella di spiegarmi il perché del tuo rifiuto. Grazie. Marcello. Cosimè! Ringrazia che questo non è un pitbull. Ma Cosimè! Oh, su giù! Ehi! Ehi! Voi ci avete deciso per fare la Natale, avete già parlato. Non anche! E allora facciamo un ecco, oggi vediamo tutto ospedale, ci dici? Facciamo due cena! Che sta a dire? Qua non si fa niente, piccia fuori, te lo dico io da qua. Così è un decente che sta a ballo, diciamo. Tu, no, a preparare chi mangia, buh, basta che portate le razze, il fuoco del tifì, lo sparo! Che il cane si spaventa a queste cose, non può sopportare certe cose, sì. Stiamo a scherzare. Così me, ha visto pure la Lorenza e la fame. Vabbè, quando mai è, se non credo che si massa, mai è io, tu... Ah, che senso? Trasimito, 2, 3, 5 cristiani della faccia. Babbo, ciao.
Già fatto, ho ritorno dalla testa e così prisce. A Natale non si fa niente qua, te lo dico io. Sì, e secondo te che facciamo a Natale, Panzella? La tombola? Sì, una tombola e poi tutto a letto. Ah, c'è così, addormo, a Natale ma ci addormo. Propò, c'è cosa volete mangiare, voglio? E scargò. C'è qua, la mica di Belfagò. Non è roba per te, c'è, capisci tu? Panzella, anguilla o capitone, ci dè? Comacchio, vero? Non so, come gli acchi e gli acchi, poveri, ci te ne frega a te. Marcello! Ghea! Dimmi. Tu rimani a Natale, lo sai? Non lo so, io mi voglio uccidere. Molto da cedere. E aspetta, che sa fuori, da dove vai? Mangio un capitone prima, poi si pensi. Ya? Ah, 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 ah. Vai se con lo spara, un pazè. Per piacere non lo fare, per piacere. Agostino si spaventa mortalmente. Madonna, quando amo spandeci così, dai. Ce n'hai, una ventina, trentina di razzi terrori, eh? Come spara, poi non ti preoccupare, ad Agostino ce la pensiamo noi, è vero Agostino? Sì, io sa Cicco, se voi finite la carne, siete capaci di mangiare pure Agostino. Nove orizzontali. Non si mette davanti ai buoi. Ma che se ne ha così un mese difficile, beh, domaci per esclusione. Allora, Dio me, chiami. Davanti ai tori non si mette il rosso. Davanti ai porchi non si mettono le margherite. Davanti ai buoi. Cioè, mamma. Quante lettere sono? Cinque. E allora metti carro. Carro? Sì. Non mettere il carro davanti ai buoi. Sì, ma io mi scuso. Ma perché? Sono cinque le lettere. E allora? Fa carro. Carro. Sono cinque. Sì, ma voi dici una cosa, ma perché non dobbiamo mettere il carro davanti ai buoi? Perché? Perché quando ha cacchio di spiegazione, metti carro, ma stai... Si incazza anche una domanda, so fa. Si scura, non è che mi fai sbagliare. Oh, vuoi mettere tu carro, metti che cacchio vuoi, ma metti carro. Qualcuno vuole un caffè? Oh, Lore, scusami, sì? Siccome l'onorevole la macchina l'ha lasciata ancora là in fondo, va bene, se me lo porti tu mi fai una cortesia. Ok, va bene. Grazie. Ah, Cintio, Cintio, me, né mia né tua. Sua? Sua. Se non è mia, né tua, è sua. Sì, no, no, scusa un momento, De Lucia è arrivata ma... E se non veniva, scusa, di chi era? Che c'è? Pure se non è venuto De Lucia, sempre su lei. Ma guarda, un pecla, la gente è anche presuntuosa, oltre che ignorante, però. Buongiorno. Ciao. Oh, Paolo, carissimo. Caro, ciao. Scusami, il laboratorio di analisi dov'è? Te lo faccio dire dal Cafone. Cafone, vuoi indicare, sì, il laboratorio? Dov'è? Ecco, vedi, signori, in quel corridoio, in fondo a sinistra. Sì. Non c'entra, a destra. Ah, a destra. Vent'anni fa, adesso sta al primo piano. Ho capito. Grazie, arrivederci. Ciao, Diomede. Ciao, a presto. Arrivederci, grazie. Chi sarebbe? Nuovo ragioniere. Ah. Oh. Che stai guardando? No, niente. De Lucia, comportiamoci bene, va bene? Non mettiamoci grilli in testa. Ehi, ci ha da fatto, mo. Dio me, scusa. No. Da quanto ha tempo un laboratorio da un'altra? Non è che un po' da te. Dall'83. Ma a te ci te ne frega, tu continua, no? Continua a fare le parole crociate. Mamma, si mette nel cestino. Anani. Un anno stetti male, guagnon. 30 kg di ostriche belon. Ma ce ne sapete voi delle ostriche belon? Che sono le ostriche belon? Ostriche inglesi, panzè, della Britannia. Okay. Ostriche belon, belle, lunghe, come le conche del Marcello Anghea. Ma ce ne sapete voi delle ostriche belon? Meno male che sei tu, piccia fuo. 30 kg, panzè. Poi facci una fesseria, che me la potete pure risparmiare, che... Mi andi a bere sopra, non squish di vino bianco. Mazza po' stomaco. Vomitai anche l'anima. A proposito di anima, che viene a dire la novena? Madre Pè, portatevi a Marcello che sta un po' fregato. Cosa ti è successo? Che è successo? Non mi sposo più. Dai, su, ha ragione, picciafuoco. Vieni a ringraziare il signore. Panza, tu vieni? Il cane può venire? No, il cane lo lasci qui. Madre Pè, si ricordi una cosa? Che San Francesco scrisse il cantico delle creature, di tutte le creature. Si ricordi una cosa? Che io ho un amico al canile municipale che si prende i cuccioli, tutti i cuccioli. E ti nati a carcarti? Madonna, c'è così.
Ma Panzè, ma fa un capinaco. Ma tu assai te lo devi sopportare ad Agostino. E io assai ti ha sopportato a te. Cosa sarebbe la tua vita senza di me? Niente, è vero, ma c'è. Io la chiamo. Ecco. Boh. Allora, tu palombo, però, come la piace. Vedi, noi andiamo. Sentiamo, dove ve ne andate di bello stasera? Dottore, ci deve essere un spiffero da qualche parte. Sì. Non esaccio da dove provi. Da Tasteci. No, siccome si sono rimessi insieme, allora sicuramente stasera. Oh, guarda, insisto. Guarda, stai attento, che tu stai virando verso il De Lucia. Stai attento. Amore, dai, Demente, su, tranquillo. Introna, facciamo la cronaca della nostra serata, amore, possiamo? Io e la dottoressa andiamo prima a cena fuori e poi a casa a dormire, va bene? Nello stesso letto? No, il letto a Castello. E sì, Eva 3000. Guaglio! Fatto, l'ho fatto tu! Buonanotte, ragazzi. Buonanotte, dottoressa. A domani, Diomede, a domani, Trona. Allora, è stato perdonato il ragazzo, dottoressa? È stato perdonato, Diomede. A domani. Chiaro, a domani. Che fai così? Col pollice? Sì, il pollice verso, ieri. Non sono contento. Mi devi far fare sempre le solite figuracce. Ma era così, per rompere il ghiaccio. No, per rompere le scatole. Rompo ghiaccio. Fattele, fatta tu, so che dici. Sempre in mezzo. Guarda, stai attento. Tu stai andando verso il De Lucia. Sembri una parrucchiera di provincia. Tu vedi? È arrivata la tana da po'. Boh, ci sto aspettando. No, non per Natale, dico io, ci sto aspettando da arrivare a Natale. Dopo tutte le sparatorie subite, siamo di nuovo qua, caro Gesù bambino. Mo è l'arro a casa, quello che faceva mamma. Belli, ma quel che mi chiamava, faceva Giovanni, accendi l'albero a mamma. E da, boom, una fiammata, tu vuoi? Vabbè, che c'è, che capivo, io faccio l'unico, non capiscevo il fuoco. E le regali? Mi ricordo che il primo Kalashnikov che ha chiamato sotto war. Ma a chi ci stanno le lacrime, Stava scherzando. Pur Flat mi si metteva a chiancia. Vabbè, quel che agevo fu spara che giamo una bella gamba con Kalashnikov. Quel dopo, sempre che agevo, c'è. Però è bello, a Natale, eh? Vabbè. Ehi. Piccia fuoco, che ci fai con tutto tempo? Girovagavo, Diomede, tu sai che a me mi piace la notte girovagare per i reparti. Hai ragione, danno serenità. È vero, eh? È sì. Bello. Ehi, Diomede, è bella Natale. Una volta era bello anche per me. Ma da un po' di anni a questa parte, con l'avvento di mia suocera, mi ha rovinato le feste. Che dici? Per 22 anni, sembo stessa regale. Oh, che niente. Tornare, che regalo, natura. Che regalo. Maglione di lana. Vedi tu io. Ma dico io, che me ne faccio io di 22 maglioni di lana di colore Bordeaux? Tutto quasi. Oh, è doppio tanto. Dove crede che abiti? A Cortina d'Ampezzo. Io a Bari abito. Dov'è? Stavo pensando a un regalo da farti a Natale. Ti spara tua suocera, che dici? Tu dici? No, dai, a mia moglie che la sente. E se sparo suocera e moglie, che dici? Tutti e due? Lasciamo perdere, va? Lasciamo la vita. Va bene. Però ci continuo a farmi stessa regale, pure Cussan. Ci ripenso. Dai, l'ha voluto lei. Va bene, fammi sapere. Posso fare qualcosa da bere? No, ti ringrazio. No, sono caffè e camomilla. No, grazie. Mi avvolgi ad Abgenupic, sono stanco oggi. Va bene. Fatigate a sé. Buonanotte. Buonanotte. Camomillage! Meraviglioso! Le prove del concerto di Capodanno. Madonna mia! E io sarei il più anziano, l'infermiere capo anziano. Questo sono io. Che sta andando a servire. Chissà dove. Va bene. Vado io al pronto soccorso. Il più alto in grado va lui al pronto soccorso. Si sacrifica per voi. L'angioletto. La corna catenita.
fine della 74esima puntata. E dai, non ridere. E vabbè, non ride, dai. Che pure per me non è facile. No, non è per te il tavolo. No, no, per il tavolo, ragazzi, scusa. Come vuoi f***o? Salattite le stalagmiti a prima. Era così per rompere il ghiaccio? No, proprio per rompere le scatole. Cuddie, ma vedi un picco che faccia di deficiente che c'ha. E ride, non ridacchiare sotto... Chiami. Introna, non ti permettere più di ridere in bacio a me. Guarda. Mi hai fatto ridere quando sei deficiente. No, quella è una risata di una parrucchiera di provincia. Che ride? Non capisci la gravità. Mi fai ridere. Ci facciamo. Possiamo fare solamente un'altra prova perché non mi ricordo l'ultima battuta. Non è Milly? Ah, così. Così. Ok, dai. Possiamo andare. Io sono più delicato. Ma non però, è che. Che dici? La faccio così? O così? Meno intenzione. La prima, tutta intera. Perché quella è disturbata, un sonno disturbato. Invece tu sei tranquillo. Quella, la scena quando lui esce, che dici, ma vado io a fare la qua, che noi apriamo un occhio e facciamo. No. Io gli ho detto subito che lui ha questo desiderio recondito da quella che mi ha usato la serie. Però arriverebbero due accette. Va bene. No, io da pensare. Attenzione. Due accette arrivo. Tu c'è due. A Yid, sono... Pure a te, c'è cioè, tu in zigus. Scusa. Voglio ballare anch'io alla lap dance. La lap dance, poi Romana Pasca. Mi ricordo quando faceva mia madre l'albero a casa, che mi mandava a chiamare e diceva, Giovà, accende l'albero a mamma. E io, boom, gli avevo fuori. Attenzione. Che capivo? Non riesco a spiegarmelo questo fatto. Che non era così, no? Io non ho parole. Non ho parole. Vabbè, era puttanasse, poi andavo avanti. Non no, mi è venuto un blocco. Pensavo che stavo aspettando che dicessi non mi ricordo una frase che non ho fatto.